Io adesso mi trovo a Montalbano e Licona, in provincia di Messina. Borgo situato a 920 metri di altitudine, si pensa che il suo nome derivi da Mons Albus, ossia Monte Bianco, in riferimento al massiccio su cui fu costruito il castello. Altri sostengono invece derivi dall'arabo Albana, ossia luogo eccellente, in riferimento alla sua posizione geografica, a cavallo tra i Peloritani e i Nebrodi e da cui si può vedere Tindari, Capo Milazzo e le Olie. Per la parola Licona invece non ci sono dubbi che derivi dalla colonizzazione greca in Sicilia e in riferimento a uno dei due giochi del Parnaso fu dato a un fiume sottostante il nome di Helicon. Se l'Helicone era sacro alle muse, l'altro giogo invece era Cirra, sacro al dio Apollo, dio della poesia. È per la sua caratteristica spiccatamente medievale che questo borgo è stato inserito nel circuito dei borghi più belli d'Italia ed è stato proclamato nel 2015 Borgo dei Borghi. E inoltre va detto che il borgo di Montalbano rientra tra le comunità slow food della Sicilia. Interessante il castello medievale, realizzato in epoca normanna e poi ampliato in epoca sveva, con l'aggiunta di una torre pentagonale e di un robusto recinto quadrangolare. Ma è in epoca aragonese che raggiunge il massimo splendore, quando Federico III d'Aragona, attorno al 1300, realizza nel castello la sua residenza per i soggiorni estivi. Da luogo prettamente difensivo, il castello diviene quindi palazzo reale. È camminando per Montalbano che ho scoperto la pizzeria Villa Sulla, locale aperto da quasi 10 anni che si impegna nel servire prodotti di qualità con impasto classico, integrale o ai cereali. La loro specialità è la pizza Montalbano, un omaggio al proprio territorio con ingredienti, mozzarella di bufala, pomodorini, provola dei Nebrodi, salame di suino nero e granella di nocciole. È interessante nell'area di Montalbano l'itinerario delle Tolos, piccoli edifici in pietra secco che si possono trovare tra i Peloritani e i Monti Nebrodi. Costruiti probabilmente come ricoveri di pastori, la loro forma esteriore può ricordare i trulli pugliesi o i nuraghi sardi. Curiosa è la loro struttura, vengono definiti Tolos per la loro forma circolare e per la copertura semicupola, analoga a quella della civiltà micenea. A riguardo sono stati fatti diversi studi, le analogie riscontrate tra queste Tolos con alcune architetture della civiltà micenea fanno pensare che questi edifici furono costruiti in tempi antichi e sono arrivati fino a noi a seguito di interventi, modifiche e ricostruzioni lungo tutta la storia. Da non perdere l'altopiano dell'Argimusco, un'altura compresa tra i 1160 e i 1230 metri di altitudine. Qui vi sono le rocche o megaliti dell'Argimusco, delle rocce modellate dal vento e dall'aria dalle forme spiccatamente antropomorfe o zoomorfe. Questi sono i primi megaliti che si possono trovare, viene definito questo la porta e questi sono i montanti della porta. Questa è la figura del sacerdote e ci troviamo in questo momento nel varco del leone. Questa è la cosiddetta aquila, tra le rocce più emblematiche di tutto l'altopiano. E cosa davvero curiosa è la sua posizione perché sembra osservare il percorso annuale del sole lungo tutte le stagioni. E questa che vedete è l'orante o la dea madre, una figura femminile rappresentata nell'atto della preghiera. Questa roccia che vedete è chiamata siculo o teschio, perché assomiglia visivamente al profilo di un uomo. Questa invece è l'alchimista, che sembra un uomo nell'atto di urlare. Questa che vedete è la roccia dai 7 scalini. E questa roccia è orientata perfettamente a occidente, da cui si possono vedere tramonti davvero suggestivi. Questa che vedete è la cresta del drago, mentre questa, invece, è la torre. Dalla metà del Novecento fino agli anni 2000 l'intera area dell'Argimusco è stata oggetto di studi di archeoastronomia. Si è ipotizzato difatti che quest'area fosse un luogo di osservazione degli equinozi, dato che sia a marzo che a settembre il sole sorge perfettamente sulla rocca Salvatesta, la rocca di Novara di Sicilia. Ciò potrebbe essere una teoria non da sottovalutare, dato che l'osservazione di questi fenomeni era fondamentale per interpretare l'alternanza delle stagioni e per esercitare al meglio le pratiche
pratiche agricole o religiose. In questo momento mi trovo sopra l'orante e qua si può notare qualche traccia lasciata dagli uomini qui, nell'argimusco. Guardate. Ecco qua, una vasca per il contenimento dell'acqua. Visto che questo posto mi piace particolarmente, ho deciso di piantare la tenda e di vedermi l'alba. Questa è l'aurora, si vede benissimo. Capo Milazzo è la rocca di Novara. Tra l'altro questa la si potrebbe definire una trilogia. Dopo l'alba la rocca Salvatesta, l'alba al castello di Tripi e l'alba dall'Argimusco. Ciao!